Mia sorella si è allontanata dalla struttura mercoledì 7 maggio, intorno alle 18:30, e da allora non abbiamo più sue notizie. Nelle ultime ore, però, ci sono degli aggiornamenti, grazie al lavoro dei carabinieri, porto della zona. Hanno detto che sono riusciti a vedere tramite le telecamere della stazione di Civitavecchia e che mia sorella è riuscita a prendere il treno la sera stessa in cui lei si è allontanata, ovvero alle 19:40. Si è allontanata da Civitavecchia sicuramente per andare a Roma Termini. Poi non sappiamo altro, basta. Sua sorella che problemi ha? Perché risiedeva all'interno della struttura? Lei aveva problemi di tossicodipendenza, però ne era libera, ne era pulita ormai da gennaio, quindi da allora non faceva più uso di sostanze. Lei si è allontanata quindi volontariamente. Sì. Secondo lei perché? Forse perché non voleva più stare nella struttura. Penso. Lei non ha più dato notizie né a lei né ad altri familiari. Assolutamente niente, infatti siamo disperati, siamo molto preoccupati e ci facciamo mille pensieri, mille ipotesi, niente. La famiglia è lontana, giusto? Lei non è di Civitavecchia, così come non era originaria di Civitavecchia sua sorella? Famiglia lontana e quindi quando la famiglia è lontana si complica tutto. Ci sono stati degli avvistamenti che lei sappia, qualcuno che ha contattato le forze dell'ordine che stanno cercando sua sorella e che magari hanno segnalato di averla vista? Niente, niente. Oggi dopo 6 giorni di agonia siamo riusciti a sapere appunto che hanno visto la sua immagine nelle telecamere della stazione di Civitavecchia. Solo dopo 6 giorni siamo riusciti a ricevere qualche notizia. Basta. Vuole lanciare un appello se sua sorella la sta ascoltando? Amore, sono io, ti prego, torna a casa. Siamo qui che ti aspettiamo tutti a braccia aperte. Non avere paura. Ti prego, facci sapere almeno se stai bene. Torna, ti prego.